Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e questo è Ruzzo Strength. Oggi abbiamo una domanda da un ragazzo che mi ha chiesto come sbloccare la sua panca piana visto che è bloccato nell'alzata e non riesce più a progredire. Dopo aver letto la sua domanda, ho chiesto alcune informazioni generali per capire meglio la sua situazione e farmi un'idea di come stanno andando le cose, quindi qual è il suo peso, la sua altezza, delle cose basilari che mi servivano per non generalizzare troppo e capire quale potesse essere il problema. A tal proposito, ho deciso di fare questo video in merito, in cui discutiamo quali sono le principali cause che possono già dall'inizio, quando siamo dei neofiti, bloccare i nostri progressi e impedirci di continuare a migliorare le alzate che facciamo in palestra. Quindi questo video non si applicherà esclusivamente alla panca piana, ma questi consigli dobbiamo tenerli presente in tutta la nostra preparazione per migliorare in tutto quanto, non solo nella panca. La prima causa che andiamo a vedere che può già da quando siamo principianti bloccare i nostri progressi è sicuramente il non considerare a sufficienza la nostra massa muscolare e il nostro peso corporeo. Infatti, se noi rimaniamo sempre magri, ci sarà un limite alla forza che riusciamo a esprimere. Possiamo arrivare a reclutare perfettamente tutti i muscoli che abbiamo, ma se noi riusciamo ad aumentare la dimensione dei nostri muscoli, riusciamo anche a esprimere più forza. Quindi sarà nostro interesse per aumentare i chili, aumentare anche i nostri chili, il nostro peso corporeo e essere più muscolosi. Questo lo facciamo tramite l'alimentazione, quindi vogliamo accertarci di mangiare a sufficienza. Se non sapete ancora se state mangiando a sufficienza, potete guardare il mio video sull'alimentazione in cui spiego anche questo discorso qua. L'altra cosa che vogliamo fare è avere una componente volta, soprattutto sempre quando siamo principianti, all'aumento della nostra ipertrofia all'interno del programma che stiamo seguendo. Quindi all'interno del nostro programma vogliamo avere sia esercizi di forza per diventare forti, ma anche esercizi di ipertrofia per diventare più grossi. In questo modo, sul lungo periodo, riusciremo anche a trasformare quella nuova massa acquisita in nuova forza. Oltre a questo, il discorso ipertrofia muscolare è molto importante al fine della forza, perché se guardiamo i principianti in palestra, le persone tendenzialmente secche e deboli, quando fanno panca piana, un'alzata molto muscolare, per esempio, sollevano il bilanciere la maggior parte delle volte e iniziano a tremare, non hanno stabilità. Questo è dato anche dal fatto non solo che magari sono dei neofiti e non conoscono bene l'esercizio, quindi non hanno uno schema motorio ben impresso nel loro sistema nervoso, ma anche dal fatto che i loro muscoli sono molto piccoli, non ancora ben sviluppati e quindi non riescono a dare quella stabilità al bilanciere. Se noi andiamo a ingrossare questi muscoli, stabilizzeremo anche il carico e sarà quindi più facile sollevarlo di conseguenza. Quindi la prima cosa che vogliamo tenere in considerazione è fare più muscoli, avere più muscoli. La seconda cosa molto importante è chiaramente lavorare sulla tecnica. In tutti gli esercizi, se noi non abbiamo una tecnica solida, ci sarà sempre un punto nell'alzata, un anello debole che ci farà cedere e quindi non riusciremo più a progredire e a sollevare altri carichi. Quindi il nostro lavoro di rifinitura della tecnica dovrà essere eterno, non ci stancheremo mai, non dovremo stancarci mai di continuare a lavorare tecnicamente e a migliorare il modo in cui solleviamo il carico. Perché ogni sbavatura può contare, ma soprattutto all'inizio c'è ben più di una sbavatura e vogliamo stare attenti, controllare dove sbagliamo, esserne consapevoli perché è lì che falliamo l'alzata, chiaramente. Nel punto debole in cui ci muoviamo male, usciamo di traiettoria, usciamo dalla spinta e quant'altro. Quindi, soprattutto all'inizio, ma anche su atleti avanzati, è fondamentale, molto importante sapere come ci stiamo muovendo e questo lo possiamo fare molto bene se ci filmiamo, se prendiamo l'abitudine di farci delle riprese dei video durante i nostri allenamenti e le confrontiamo con il nostro allenatore, con noi stessi, con i nostri amici. Giudichiamo le nostre alzate dalle riprese che abbiamo fatto, le giudichiamo anche sulla base di quelle che abbiamo fatto le settimane precedenti e riusciamo a vedere se riusciamo a spostare i carichi meglio con una tecnica migliore e con una velocità di esecuzione migliore. Terzo punto molto importante per far progredire i carichi in palestra è la progressione, appunto. Quindi vogliamo accertarci di avere un programma che funzioni e che ci permetta di aumentare i carichi nel corso delle settimane. Una volta che io sto mangiando a sufficienza, quindi mi alimento
correttamente, la mia tecnica diventa via via più solida, quindi non ci sono grossi errori o comunque quelli che ci sono li sto correggendo piano piano. Avere un programma che funzioni e che mi permetta di aumentare i carichi, questo dovrebbe fare il gioco giusto per permettermi appunto di avere un incremento settimanale in tutte le alzate. Se questo non succede, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato e voglio tornare ai punti precedenti. Quindi sto mangiando a sufficienza, sto cercando di far crescere i miei muscoli, sono efficiente nelle alzate, ho una buona tecnica, c'è qualcosa che devo correggere? Devo controllare queste cose e assicurarmi chiaramente che il mio programma poi mi permetta e abbia una linea che segue quello che è successo prima. Chi mi segue da un po' sa che ho un approccio molto ibrido per quanto riguarda l'allenamento, quindi c'è sempre una componente di lavoro sulla forza, ma allo stesso tempo anche di ipertrofia, soprattutto per principianti, per neofiti. Come potete vedere sul programma gratuito, se non l'avete ancora scaricato, Prime Radici, questa componente c'è già dal principio, è un programma strutturato per chi si approccia la prima volta all'allenamento, ma è anche adatto a chi magari si è allenato per diverso tempo nel modo sbagliato, quello è un buon programma di partenza. Quindi se non avete un programma che si concentra bene su questi punti, potete scaricare Prime Radici dal link in descrizione. L'ultima causa che vediamo spesso non viene considerata, ma è comunque molto comune, soprattutto tra i giovani, ed è quella di non recuperare adeguatamente perché facciamo festa, perché andiamo a letto tardi la sera, perché non ci piace dormire tanto, perché la mattina dobbiamo svegliarci presto di conseguenza. Quindi vogliamo sì fare festa quando possibile, una volta ogni tanto non c'è nessun problema, ma non vogliamo che sia la regola d'oro sulla quale si basa la nostra vita, soprattutto se siamo degli atleti. Ho fatto diversi video in merito al recupero, molti dei video su questo canale ruotano attorno al discorso recupero, su come migliorarlo e quali fattori lo intaccano, quindi potete andare a vedere questi video per capire come migliorare la vostra situazione di recupero, ma certamente il consiglio che vi do è quello di evitare magari di fare festa e stare in piedi fino a tardi tutte le sere, concedere ai vostri muscoli e al vostro corpo del recupero in modo che poi in palestra riusciate a performare meglio e a rendere meglio. Allo stesso tempo vogliamo stare attenti a non fare un uso spropositato di alcol perché comunque anche questo intacca veramente tanto il nostro corpo ed è una cosa a cui vogliamo stare attenti. Bene, quindi per riassumere, vogliamo mettere muscolo per spostare più peso e stabilizzare meglio i pesi che solleviamo. Vogliamo lavorare sulla tecnica in modo da essere efficienti, quindi vogliamo anche filmarci, confrontare i nostri video per vedere che miglioramento stiamo avendo. Vogliamo assicurarci di seguire un programma che permetta di renderci più forti ma anche più grossi e alla fine vogliamo tenere d'occhio il recupero, vogliamo recuperare a sufficienza al fine da migliorare la nostra prestazione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video.